Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi ho una notizia bomba per voi. No, non parlo del film Dragon Ball Super Broly. Già ne hanno parlato altri e sinceramente non mandava di parlare delle stesse cose. Ma oggi voglio parlarvi di una notizia bomba che riguarda Super Dragon Ball Heroes. Attenzione, non l'anime, ma il gioco in sé. Vi voglio fare un esempio prima di cominciare. Avete presente il gioco di carte di Dragon Ball Super? Tradotto solamente in inglese, in francese, mi pare in giapponese, comunque non è tradotto in italiano. È stato portato in Italia lo stesso, grazie a Game Trade, che appunto si occupa di distribuire il gioco di carte, di distribuire vari pacchetti, vari box e tutto il resto, per fare sia eventi sia per vendere comunque le cose nelle varie fumetterie. E quindi il gioco sì, non è tradotto, ma è distribuito pure in Italia, come è distribuito in tante altre parti del mondo. Ecco ragazzi, questa cosa vi deve far pensare, perché questa notizia riguarda proprio la distribuzione di Super Dragon Ball Heroes in Nord America. E questo cosa può significare? Essendo che il gioco verrà tradotto in inglese come le carte, verrà tradotto praticamente tutto, questo potrebbe significare che qualcuno si potrebbe occupare di distribuire in Italia e al di fuori dell'Italia, quindi pure in Europa, in tutta l'Europa, comunque qualcuno si potrebbe occupare di distribuire tutto il necessario per poter giocare a Super Dragon Ball Heroes. Quindi potrebbero iniziare a vendere i pacchetti di carte, che comunque sono molto belle anche se uno non può giocare al gioco. Infatti ad esempio una carta di Vegeta Super Saiyan, la fusione tra Trunks e Vegeta, in edizione promozionale, che è qualcosa di bellissimo. Infatti ho preso il manga di Heroes dal Giappone e mi è arrivata sta carta, che devo dire ragazzi è fatta benissimo. Quindi queste carte, anche se dovessero essere distribuite all'inizio solo le carte, sarebbero sempre una bella cosa. E certo, prima o poi arriverà in Italia pure il gioco arcade, molto probabilmente, dato che comunque si tratta di qualcosa che è voluto tanto dai fan. Il gioco in sé non è conosciutissimo, però chi lo conosce lo vuole, proprio perché capisce le potenzialità di un gioco essenzialmente immenso. Certo, il problema sarà che bisognerà giocarlo in sala giochi oppure magari in fumetteria, però tutto sommato ci può stare. Magari le LAN Gaming Center potrebbero prendere delle versioni arcade e metterle a disposizione di tutti, magari ovviamente sotto un pagamento, e tutto ciò ragazzi sarebbe fantastico. Certo, più che altro guadagneranno tanto con i pacchetti, dato che le persone cercheranno di accaparrarsi le migliori carte, dato che ci sono le rarità pure qua, e quindi sicuramente sarà una bella corsa alle carte più rare e particolari. Sinceramente ragazzi, io sono veramente contento di questa notizia. Il video non è un breaking news perché già è uscita da qualche giorno e sinceramente mi andava di parlarne, come dire, in separata sede, nel video di mercoledì. Questo è quello che penso io, ovvero che secondo me potrebbe portare veramente tanto Dragon Ball Heroes in Italia e che potrebbe arrivare, attenzione, non è necessaria una traduzione, come per esempio il gioco di carte di Dragon Ball Super viene giocato in inglese, perché no, potremmo giocare pure questo gioco in inglese. Comunque è una cosa molto probabile che sarà in inglese. Certo, magari in futuro se vedranno che il gioco verrà apprezzato potrebbero tradurlo pure qua in Italia. Ovviamente ragazzi questo spetta al futuro, cioè se vedremo qualche notizia ovviamente ragazzi vi informerò. Ed inoltre appunto vi farò sapere tutto quando si scoprirà qualcosa. Ovviamente ragazzi io cercherò di portare magari qualche video quando il gioco arriverà qua in Italia, se arriverà in Italia. Secondo me è più un sì che un no ovviamente, perché comunque si tratta tutto di guadagno. C'è la possibilità di guadagnare tanto, allora conviene, essendo che comunque un arcade già in sé costa un bel po'. Però ragazzi, detto questo, il video termina qua. Lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche per i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico aggiornamenti riguardo al canale. Inoltre vi chiedo pure di iscrivervi al canale Telegram e vi ricordo del piccolo torneo di Fortnite che sto facendo. Trovate le informazioni su Instagram ed inoltre potete partecipare chiedendo lì. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Oh,